Elfio di Vaira, ci troviamo davanti al San Francesco, una struttura che tu frequenti abitualmente tutti i giorni per fare delle terapie e la raggiungi attraverso gli autobus del trasporto pubblico. Cosa succede? Succede che quando tu arrivi qui hai delle difficoltà a causa delle barriere architettoniche. Me le puoi raccontare? Eh sì, io la mattina quando scendo dall'autobus che trovo la prima pensilina di fronte al San Francesco non c'è lo scivolo. E mi devo adattare con un pezzo di ferro che sta sul marciapiede e tutte le volte mi si inclina la carrozzina e mi aiuta l'autista tutte le mattine a scendere. E in più a risalire il giorno quando stacco sulla pensilina non c'è per salire, mi devo mettere quasi in mezzo alla strada. Lo stesso problema anche dall'altro lato? Sì, a salire, sì. Giusto, quello che stiamo facendo sì. Vedere... Eccolo, la guarda un po', quel signore là, lui la mattina a mettermi un pezzo di legno per farmi scendere. Ho capito. Volte. Ho capito. Senti, non è solo questo un problema, diciamo, tu cosa chiedi, insomma? Io ho anche il problema dei mezzi di trasporto, che più delle volte rimango bloccato con la pedana sul pullman e dobbiamo aspettare che viene il meccanico da Sant'Antonio Abate e viene a sbloccarlo. Quasi giornalmente succede. Questo è un problema perché neanche tutti i mezzi sono dotati appunto di pedane per sì. I disabili. Questo signore che sta qua mi aiuta lui spesso le mattine, è vero? La mattina mi mette un pezzo di legno là per farmi scendere dalla carrozzina. In più tutte le mattine, guarda, quando scendo mi faccio pure male perché sbatto là di continuo. Quindi quello che chiedi insomma all'amministrazione comunale di Vasto è quello di adeguare queste due pensiline, queste due, soprattutto davanti a una struttura come il San Francesco, perché tu non sei l'unica persona che si trova in questa situazione. No, vengono anche altri, adesso mi sono uscito io fuori, ma stanno anche altri ragazzi che hanno lo stesso problema, quindi è una cosa generale, ma non è solo queste due fermate, anche le altre.